La lezione di linguistica sul triangolo semiotico di Saussure è finita. Abbiamo un'ora vuota. La professoressa è ammalata. Prendo coraggio e vado da Dagini in fondo all'aula. È qualche giorno che non ci rivolgiamo parola. Lei stava cercando casa in affitto per andare a vivere insieme e io le ho detto che non me la sentivo. Mi vede arrivare e mi sorride. Sembra voglia dimenticare la nostra ultima discussione. È contenta perché stamattina ha trovato lavoro nell'asilo della scuola ebraica. Io le dico del mio primo giorno di supplenza in prima elementare. Avevamo scelto tutti insieme il tema del disegno, l'ape e il fiore. Li avevo lasciati liberi di inventare. C'era chi disegnava un fiore grande e un'ape piccola, chi il contrario. I fiori erano tutti diversi e le api pure. Ma un bambino aveva disegnato soltanto un fiore, un bel fiore, con dei bei colori e un lungo stelo. Gli ho chiesto perché non avesse disegnato l'ape e lui, guardandomi come se fosse quello grande e io quello piccolo, mi ha risposto: l'ape c'è, è dentro, no? Dagin ride di gusto e gli altri in classe si girano a guardarci. Non hanno sentito la storia, ma sorridono anche loro. Come un coro greco. Facciamo pace. Dagin sa che ho paura dei legami stabili e non vuole forzarmi. Sa anche che non voglio avere figli, ne abbiamo parlato tante volte. Fare il maestro forse è un modo per fare il padre senza impegno. Tanti bambini mi vogliono bene, io voglio bene a tanti bambini e quando scade l'anno tutto ricomincia. Non avrò mai un figlio perché ho paura che possa succedergli qualcosa. Come a mio fratello Roberto, che è morto. Sgusciamo fuori dall'aula, poi giù dallo scalone in strada. È sera. Sembra stia aspettando qualcuno, anche ieri stava appoggiato alla stessa macchina e anche stasera tiene gli occhi a terra. Si aspetta la fidanzata, perché non cerca muovendo gli occhi? Perché li tiene a terra? In cinque ci avviamo verso la fermata. Camminiamo a passo lento sul marciapiede di piastrelle rigate. C'è traffico. Un autobus sputa una nuvola di gasolio bruciato. Metto un braccio intorno al collo di Dagin e lei ricambia, cingendomi la vita. Mi dice di andare a cena a casa sua, ha una minestra di verdure pronta. Se voglio posso rimanere a dormire. Dico di sì e ci guardiamo con desiderio. E sbucano da dietro l'angolo tre uomini che ci scansano in malo modo proseguendo verso l'ingresso della scuola. Si muovono come se lo spazio intorno fosse tutto loro. Non sembra stiano andando a prendere le loro fidanzate. Mi volto appena a guardarli e un bruciore come il caldo di un lanciafiamme o il freddo del ghiaccio secco mi sale lungo la colonna vertebrale. Guardo i miei compagni. Abbiamo tutti capito che quei tre sono militari in borghese. Puntiamo alla fermata, che sembra allontanarsi man mano che ci avviciniamo. Dagin e io non ci guardiamo più, nessuno di noi cinque guarda l'altro, abbiamo paura.
Procediamo a piccoli passi come su un tappeto. Intorno tutto è ovattato. Fisso il marciapiede cercando una via di fuga tra una piastrella e l'altra, come se la fuga potesse avvenire con uno sguardo, con un pensiero. Non so più da quanto tempo è passato, da quando i tre uomini ci hanno sfiorato. Trascino il mio corpo come se fosse quello di un altro. Stringo la Gina a me e le dico: qualunque cosa succeda non ti riguarda. All'incrocio ci fermiamo di scatto per far passare un taxi giallo e nero che arriva veloce. E mentre metto il piede in strada, due braccia mi agguantano alle spalle, compaiono come due tentacoli di un polpo enorme. La stessa puzza di sudore è uno dei tre uomini appena passati, uno alto e grosso con i baffi neri, il naso prominente e una camicia bianca. Gli altri due mi puntano una pistola addosso. Non reagisco. Tutto intorno a me si dovrà prima o poi sciogliere, come in un incubo.
sogni mi aggrediscono e poi scappano. Questa mattina ho finalmente ricordato il sogno. Ho sognato il cemento, tutto di cemento. Vecchie navi capovolte, una rotta, rimorchiatori di transatlantici. Io procedevo lungo un sentiero tutto di cemento e arrivando alla porta di uscita non c'era porta. Sono scomparso senza lasciare tracce. Appena entro nel sonno profondo, sogno di essere libero su un aereo che decolla o in cima a una montagna circondato da altre cime innevate e ascolto in lontananza provenire dal basso il campanello al collo di una mucca al pascolo. Il risveglio è l'incubo, perché mi ritrovo qui. L'incubo ricomincia al risveglio, poi è senza fine. Non voglio più vivere il risveglio. Per non sognare ho deciso di non dormire. Ho rovesciato il sonno con la veglia, rendendo confuso il confine. Per riposare sto seduto a gambe incrociate, con la schiena appoggiata al muro, e appena il peso della testa mi fa cadere in avanti, mi ridesto, interrompendo sul nascere il sonno profondo e i sogni. Sono riuscito a eliminare la delusione lacerante del risveglio, ma non funziona sempre, e ogni tanto crollo e mi ritrovo in aeroporto, e poi di nuovo in cella. La benda, schiacciata sugli occhi, aumenta la nitidezza dei sogni che non si disperdono tra immagini reali con il risveglio. Riesco a decifrare i suoni come fossi cieco all'improvviso. Il tempo è indefinibile. Ho bisogno di una via di uscita, quella fisica mi è preclusa, ne cerco un'altra. Ho paura dell'elettricità, sta per arrivare il mio turno. Ho paura della mutilazione più che della morte. La voce di Turco, le tue palle diventeranno come due chicchi di uva passa. Mi rimbomba nel cervello. Trovare una via di uscita. Placare questo rimbombo. Tiro su la benda e osservo con attenzione i muri, il pavimento grezzo. Provo a staccare un pezzo di cemento da uno degli angoli. Ce l'ho fatta. Ho nel palmo un pezzo di cemento duro lungo mezzo dito. Da uno dei due lati è molto tagliente. La sua forma è simile alla punta di una lancia preistorica. Ecco cosa farò. Se mi mutileranno, la mia via di fuga è a portata di mano. Il sangue sgorgerà e io mi assopirò. Ma non subito. Mio padre e mia madre mi stanno cercando, là fuori, e se lo faccio non mi troveranno mai più. Tajin è riuscita ad avvisarli. Non è stata sequestrata per miracolo. Non so da dove possa arrivare questa certezza che mi fa appoggiare il pezzo di cemento nello stesso angolo da dove l'ho staccato. Ci entra ad incastro. È impossibile che qualcuno possa trovarlo. È soltanto un pezzo crepato del muro. Per me è l'unica via di fuga.
Mi ero trovato un rifugio in una botola al centro del garage, che era sempre vuoto perché le due auto, quella di mio padre e la Citroen due cavalli di mia madre, rimanevano sempre in strada. Aprire e chiudere il portellone del garage era scomodo. Così avevo tutto il garage per me. Sapevo usare la macchina da cucire e mi ero fatto dei vestiti come quelli di Batman. Su una maglietta nera avevo cucito il simbolo sul petto. Avevo anche la calzamaglia e i guanti neri. La calzamaglia me l'aveva comprata mia madre per le lezioni di danza al dopo scuola. Mi aveva scritto lei e a me andava bene, perché era una cosa nuova, anche se all'inizio mi vergognavo un po' di essere l'unico maschio tra le femmine. Nel garage, con un grosso coltello affilato, ritagliavo un cartone seguendo un disegno del motore di una moto. Lo volevo attaccare alla bicicletta all'altezza della catena per trasformarla in una Batmoto. Il coltello l'avevo preso dalla cucina senza chiedere il permesso a nessuno e facevo fatica a tagliare il cartone. Un giorno arrivò nel garage mio padre. Era appena tornato dal lavoro, ancora in giacca e cravatta. Gli spiegai cosa stavo facendo perché avevo paura si arrabbiasse vedendomi con quel coltello in mano. Ma lui mi disse soltanto di fare attenzione e rimase lì a guardare. Mi fissava in silenzio, forse pensava a mio fratello che non c'era più. Quando tornavo da scuola scendevo nella botola e mi richiudevo sulla testa il coperchio di ferro. Stavo lì sotto vestito da Batman anche un'ora intera. Aspettavo il momento di entrare in azione. Mi piaceva stare nella botola, oppure sul tetto, o in piscina, o in camera di Dessi. In casa non tanto, perché c'era mia madre che era sempre triste. La stanza di Dessi, che in realtà si chiama Desideria, era proprio sopra il garage e andavo spesso su da lei. Dessi aveva la faccia di una india, ma lei dice di venire dalla Spagna e quando suo marito, Riccardo, che fa in bianchino, la chiama India, si arrabbia. Non ha figli e c'è sempre stata per me, sempre. In quegli anni si era comprata una macchina da scrivere, lettera 22, e batteva sulla tastiera con due dita. Non sapeva scrivere neanche un nome su un foglio, ma con quella macchina ci riusciva. Anche se usava soltanto le maiuscole e univa la fine di una parola con l'inizio dell'altra, come le veniva. Io però, quando Dessi scriveva, capivo tutto. Dessi, che scrivi? Lei diventava seria. Un libro, ho delle cose che voglio dire, e se le scrivo, vedrai che succede. Sembrava ce l'avesse con qualcuno, forse aveva da raccontare dei segreti che nessuno conosceva, come il suo incontro coi marziani. Mentre stavo seduto sul suo letto, mi raccontava che in campagna, dove abitava prima, forse tra gli indios, aveva visto scendere da un disco volante un marziano che le si era fermato di fronte. Non parlava, ma la fissava da vicino. Alti e biondi, come i russi. Molto belli e con occhi chiarissimi. I loro movimenti erano molto veloci. Le porte dell'astronave si aprivano e chiudevano anche loro velocissime. Nessuna porta di automobile o di ascensore si chiudeva a quella velocità. Dessi riproduceva con un fischio il rumore che facevano i marziani quando si muovevano nello spazio. Si spostavano di molti metri in frazioni di secondi. Li vedevo anch'io i marziani. Thank you.
giorno che Robertino è morto, ho perso mio padre e mia madre. E per ritrovarli sono dovuto entrare nel loro bunker, senza porte e senza finestre. Ho passato molto tempo là dentro con loro. Ho provato molte volte a uscire dal bunker, ma non ci sono mai riuscito. Ora aspetto che siano loro a tirarmi fuori da qui. Quante volte nell'appartamento di Retiro avevamo immaginato la picana. Nessuno di noi l'aveva mai vista né sperimentata sul proprio corpo. Sapevamo come funzionava. Era la stessa che si usa per far spostare le mucche nel mattatoio quando vengono incanalate verso la morte. Un trasformatore converte la tensione di 220 volt in una tensione molto minore, in modo che lo shock non uccida il prigioniero, ma la quantità di corrente, gli ampere, che in una normale presa di corrente sono 10, massimo 20, nella picana arrivano a 10.000, 15.000, fino a 30.000. Sono gli ampere che scorrono dalla testa ai piedi, lacerano il corpo, ma non lasciano traccia. Alcuni erano stati seviziati e poi liberati perché presi per sbaglio e avevano raccontato la procedura. Dopo una doccia d'acqua fredda per aumentare la conducibilità elettrica della pelle, quindi del dolore, sceglievano le parti umide del corpo, il pene, i testicoli, i seni, la vagina, l'ano, le gengive, gli occhi, le zone dove il fluire della corrente elettrica provoca il massimo dolore. Data la bassa resistenza alla corrente delle mucose interne del corpo umano, bastava un comune alimentatore da laboratorio con tensione variabile da 0 a qualche decina di volt per far scorrere una corrente sufficiente a portare il corpo alle convulsioni. Tutto questo lo so. So che lo faranno a me, tra poco. Sto qui, rinchiuso in questo attimo, e non voglio lasciarlo sfuggire verso il prossimo, che potrà essere peggiore. Il futuro prossimo non è immaginabile. Che cosa posso dare? La mia miserabile fortuna è che non ho informazioni utili da dare. Potranno interrogarmi con scariche elettriche per giorni e giorni interi e nulla di utile uscirà dalla mia gola. Non ho più collegamenti con la struttura militante, ma ho visto Pablo una settimana fa e lo stanno cercando dappertutto. Di lui mi hanno già chiesto 2 volte. Pensare a mia madre e a mio padre mi fa male, nel cervello. Ovunque. Mi punge la disperazione concava, immaginandoli soli e disperati con un figlio scomparso di cui non sapranno mai più nulla.
Neanche un mese fa ero in Italia, sulla cima di una montagna. Nevischiava e la nebbia era fittissima. Scendevo a valle con mia sorella piccola che mi seguiva sugli sci curva dopo curva. A un certo punto mi ero fermato perché non vedevo più nulla. Le avevo detto di aspettarmi perché era pericoloso andare avanti ed ero avanzato da solo qualche metro, lentamente, nel buio bianchissimo. La neve sotto gli sci era l'unico contatto con l'esterno. Poi all'improvviso avevo perso anche quel contatto. Ero rimasto sospeso in aria in un lampo e mi ero accorto che stavo cadendo in un burrone. Fendevo la nebbia pensando che sarei morto, dove mi sarei schiantato. Cadevo, come adesso, ma là c'era solo il fischio del vento. Qui la radio ricetrasmittente accesa. Avevo colpito qualcosa di durissimo, forse una roccia sporgente che mi aveva spinto più lontano dal muro di pietra. Sto cadendo anche ora, ma non c'è nessuna roccia sporgente che mi possa allontanare dal muro. Sto cadendo rasente al muro e non so quanto tempo ancora manca per arrivare in fondo. Continuavo a cadere in un vortice infinito. E finalmente ero affondato su un cumulo di neve. Mi ero tirato fuori dal buco a fatica, senza più di sci, chissà dove erano finiti. Mi toccavo la faccia, le braccia, le gambe, dicevo a voce alta: sono vivo. Non mi sono fatto niente, niente, urlavo di gioia, tanto nessuno mi poteva sentire. Anche qui se urlo, nessuno mi può sentire. No.
pelle muta sempre. Sono l'eroe e nel contempo il traditore. Porto inciso nell'anima una ferita profonda per tutto quello che non è successo e mi poteva succedere. E per tutto quello che invece è successo a migliaia di altri. Se io sono qui ancora a parlare, vuol dire che tutti gli altri sono morti. Smarrito cerco il battito del mio polso e non lo trovo. Provo con il pollice in diversi punti e nulla si muove. Premo sulla vena e un sussulto batte forte. Non è una sensazione rassicurante perché il battito non mi sembra mio. Poi, in un istante veloce, come un lampo, mi sento vivo. Vivo. Quel battito